Il cantiere aperto di piazzale Amendola al Lido per la creazione della vasca di raccolta delle acque piovane che dovrebbe risolvere, ci si augura definitivamente, l'eterno problema degli allagamenti, del sottopasso e di tutta l'area. Alle prime piogge un po' più intense del normale procede a singhiozzo. Un po' si vedono macchine operare, poi settimane di inattività, poi qualcosa si muove e ora nuovamente macchine ferme. Dalla riapertura dello scavo a fine stagione turistica è stato più o meno così. Non è che si siano visti progressi eclatanti e la ripresa dei lavori con fine termine entro Natale, il 20 dicembre, precisamente come recita la cartellonistica annunciata dall'amministrazione comunale, diventa sempre di più una chimera. A darci lo spunto per queste considerazioni le incalzanti e continue rimostranze dei residenti ed operatori commerciali della zona prima quelli lungo viale Cairoli ed ora da qualche settimana quelli del civico 149 lo stabile di nuovissima realizzazione proprio a ridosso del cantiere con giardini e finestre vista scavo il perdurare del cantiere e soprattutto la sua inattività crea, ci dicono, una serie infinita di disagi, oltre a crearci sconcerto per il poco edificante spettacolo di desolazione che un cantiere inattivo dà a tutta la zona, comunque frequentata anche in questo periodo da turisti e residenti. Quando piove si forma una fanghiglia melmosa e scivolosa che siamo costretti ad attraversare per entrare nel portone di casa, dicono, e che inevitabilmente ci portiamo dentro casa. E poi il vento. Questi giorni di forti raffiche, alte, dense nuvole di polvere e calcinaci hanno invaso l'abitato e anche l'interno degli appartamenti e sporcato piante, giardini e allestimenti natalizi, ci dice una residente che forzatamente sentiamo al telefono perché è febbricitante ma che volentieri avrebbe fatto sentire la sua voce, la quale chiede a chi di dovere ora a quando la fine di tutto questo.